Benvenuto su Italiando. Oggi voglio parlare di motivazione e di quanto è importante nel processo di apprendimento di una lingua straniera. Innanzitutto, cosa significa motivazione? Motivazione, essere motivati, significa essere mossi a fare qualcosa. L'etimologia della parola motivazione, infatti, è movimento. È fondamentale voi capiate cosa vi muove, cosa vi spinge a imparare l'italiano. Cos'è che vi muove ogni giorno a fare esercizi di grammatica, a guardare film in lingua, a ascoltare audiolibri, ad andare da un insegnante privato? Vi confesso una cosa, è già da diverso tempo che mi ripropongo di imparare il francese. Semplicemente ci sono mattine in cui mi sveglio e mi dico: dai Silvia, impara il francese. E allora mi metto lì sulla scrivania, apro il mio libro di francese e comincio a studiare. Sistematicamente, dopo una settimana, smetto di farlo. Perché? Come mai? Semplicemente, siamo onesti, non ho mai trovato la giusta motivazione per proseguire i miei studi di francese. Se sentite rumori di sottofondo, è il vicino che taglia l'erba. Siamo in tempi di coronavirus, tutti sono a casa e si danno da fare come possono. Detto questo, torniamo all'argomento di motivazione. La motivazione è, come in tutti gli ambiti della vita, fondamentale anche nell'apprendimento di una lingua straniera. Secondo due famosi linguisti, Gardner e Lambert, la motivazione si divide in due gruppi. Da una parte abbiamo le motivazioni strumentali e dall'altra abbiamo le motivazioni integrative. Cosa sono? Le motivazioni strumentali sono tutte quelle motivazioni legate a questioni pratiche, ovvero cominci a studiare l'italiano perché devi superare una certificazione linguistica per l'università o per la tua carriera scolastica, devi trasferirti in Italia per lavoro o semplicemente l'italiano fa parte del tuo percorso di studi e sei obbligato a studiarlo. Bene. Le motivazioni integrative invece sono tutte quelle legate con lo scopo di avvicinarsi alla comunità del paese che parla quella lingua. Ovvero, voglio imparare l'italiano perché il mio partner parla italiano, perché quando vado in vacanza in Italia voglio essere in grado di parlare con il local, con la gente del posto. Voglio imparare l'italiano perché amo lo stile di vita italiano, amo la cultura italiana e voglio approfondire, voglio avvicinarmi a quella cultura. Detto questo, voi che motivazione avete? A che gruppo appartenete di queste motivazioni? Avete una motivazione strumentale o una motivazione integrativa? O entrambe? Fondamentalmente studiamo una lingua per dovere, bisogno o piacere. Vi do una curiosità. È stato dimostrato che le competenze linguistiche acquisite per motivazioni legate al dovere o al bisogno tendono a scomparire, quindi a essere solo temporanee, e a scomparire appunto nel momento in cui quel bisogno viene soddisfatto. Ovvero, ad esempio, studiamo italiano per 3 mesi di fila, tutti i giorni, ogni giorno per 24 ore, ci impegniamo, arriviamo al momento dell'esame, facciamo il nostro esame, passiamo anche l'esame. Nel momento in cui usciamo dalla porta,
scompaiono tutte le nostre competenze linguistiche. Dall'altra parte, invece, le competenze linguistiche acquisite per motivazioni legate al piacere, ovvero le motivazioni integrative, tendono a rimanere nel tempo, a rimanere dentro di noi e a non scomparire. Detto ciò, il mio personalissimo suggerimento è quello di studiare una lingua per il puro piacere di imparare.